Come definisce il canonico
È mia opinione che questa scala, che uno ti conosce la datazione, sia antica.
non ci spiegherebbe la decorazione e quindi la denaro che sorreggono l'arco dell'ingresso della Madonna con quella di San Giuseppe, due punte all'arco in forma di portafoglio che sostengono la cesta di pena, ma due lati sono due colonne che sembrano l'angolo e l'arco è forte che forma la base della cosiddetta cronologia, cronologia da cui si parte un lungo stemma che culmina con la Madonna, che rappresenta il potere, l'abbondanza, la ricchezza e la comunità. Non si spiegherebbe ancora di più quelle altre pareti del culo che si chiude con arche ogivali che ogni volta precedono nell'arco dell'ingresso principale e le ricostruzioni che si trovano in cima della mano sinistra. Questi sono segni era quasi simile con il
pagina 884 di Giuseppe Specci, 24 ottobre 1972, una gamba. Sarà memorando il giorno 24 di questo mese che seguono a venire, giacché un ragazzo terribile lasciò nelle nostre campagne, nel nostro paese, orbe incarcerate, che i nostri tanti nepoti vedranno con rispetto e gli vendita invece potente, portato secolo la devastazione. Posso soltanto
Poi frammentino di marmo che
Qualche modo freggiarsi di questa appartenenza all'ordine generale.
Quindi qua c'è qualche cosa che non si capisce, chi è il proprietario.
benissimo, il 29 dicembre 1583. Ora, che la cappella sia esistita, che fu completata o meno, un attimo fa ne parlava, io credo che la cappella ci fosse. Vi dirò perché e per quale motivo. L'allarme è la nostra concezione. Intanto, questo Antonio, figlio di quest'Antonino sposato da infantino, aveva un figliolo che sarebbe, diciamo, un giorno giusto, molto complicato con le genealogie, sposa Lucrezia Arezzo della Tamara di Siracusa. Quindi il tonno, l'uso che chiedeva, aveva effettivamente delle condizioni per poter accedere. Personale di Daniele Monteleone, perché lui doveva dipingere
passare prima di lei e poi le avrebbe consegnato al pittore. Questa notizia si prova che le leggi sono state fatte in passato, per quanto ci possano sembrare fantasiose o forzate, perché l'acqua delle tecnologie purtroppo la certezza non c'è sempre, c'è la certezza insomma che questi Martinez, De Martino che si potrebbero essere effettivamente un ramo venuto da Ragusa, che a Ragusa però conservato il nome Martinez e poi diciamo così si era italianizzato qui da noi ed era diventato De Martino. Non è una cosa così assurda insomma da pensare. A questo punto se effettivamente le cose stanno così ci si chiede, ma insomma nello scudo dei Di Martinez che ti davano un gioco di zona, questo è meraviglioso palazzo, non sappiamo dove era, che cosa, quali erano le figure, le prodigo che se mandano nella grafica. È molto semplice, se voglio andare a comprare una bottiglia di Marsala, di Marsala Martinez, troverete le sue bottiglie di Marsala, la stella dei Martinez di Sicilia. Però non sono questi Martinez nostri, sono i Martinez italiani e Maragona che sono lasciati. Quindi, apparentemente, pensiamo che non sia concepibile questa presenza di un giusto in Messina. Invece, se poi ho avuto modo di vedere queste stelle che ci sono in giro, città, chiese, divini, si trova talvolta una crescente luna, una mezzaluna, con delle stelle. Ebbene, uno degli emblemi dello scudo dei Martinez era proprio questa mezzaluna con una stella, due stelle, tre stelle, quattro stelle, e ce n'è uno stranamente a San Sebastiano. E anche in qualche altro capitolo, che sappiamo esattamente, aveva queste caratteristiche. Quindi, dicevo all'inizio, un lavoro preliminare, ora in via di realizzazione. Che cosa ci resta da dire? Ci resta da dire che anche a partire la tomba non ci siamo arrivati. Allora, se Antonio De Martinez si è sposato con Maria Infantino, non era idolato da avere una croce sul sepolcro, lo eliminiamo. Don Lucio muore con la zona e fa il testamento. Quindi, probabilmente è il nostro Don Lucio il proprietario del capo, del sepolcro. Oppure con dei figli, perché abbiamo detto essere nati questi qua, tutti intorno all'inizio del 600, l'ultimo nascita del 640. Però da quello che noi abbiamo a disposizione non si può capire bene chi possa essere di questi cinque il proprietario del sepolcro. Concludo con questa semplice curiosità. Che in uno di questi due frammenti murali vi sia questo cappellino, chiamiamolo così, la mia, no? Si vede questi due piccoli punti verdi prodotti nel disegno. Potrebbe essere il tentativo di identificare anche il luogo, cioè l'edificio di cui viene costruita il sepolcro, cioè la chiesa, ma dedicata a San Roma. Questo piccolo, però ripeto, una foto molto piccola. Dietro c'è una piccolissima nella linea originale, si può girare, si è osservato in questo momento, questo discesino, si vede Angela Mauro, giusto? Dovrebbe essere questo il nome della signora arrivata perché è venuta. Sì, ma lei era nata Mauro, la signora, sì, c'è scritto. E muore nel 1964, se non sbaglio, 60, come? 60, ecco. Allora, questo frontespizio che voi vedete è il frontespizio di una, chiamiamolo, di un librettino che ricorda l'ultima marchesa De Martinez.
marchese giungeva di Martinez da Restia da Roma, perché poi questo ramo di Martinez e nostri fu riconosciuto nome nel 1846. Quindi la storia inizia qui e si conclude in un certo senso con questa ultima signora che ha in un certo senso la nostra storia. Grazie a tutti. Sistemata
dalle opere d'arte, perché erano dei panni che poi sono state fatte. Anche qui voglio sottolineare e evidenziare da quella che è stata l'opera, la sinergia che in quel momento si è venuta a creare, a determinare la grande del comune, della provincia, perché in quella circostanza l'avvocato Nico era consigliere provinciale, capito della provincia di Alta Proposta, ma soprattutto devo sottolineare quella che è stata la grande comunicazione di questo quartiere, di questa parrocchia, della comunità. Io ricordo bene che in gran parte delle presenti alla fine hanno detto che questa chiesa si deve aprire, c'era la madre Boccaccia, che era un frate galleggiante, si deve aprire e lo dobbiamo fare, tra l'altro, entro il breve tempo. Perché è evidente che effettivamente il tutto si è fatto con la buona volontà di questa persona, con la buona volontà sostanzialmente della gente di questa comunità. Era una chiesa in cui non si vedeva neanche il pavimento, nonostante fosse stato messo di nuovo, e la porta era stratificata per una roba di 30 anni, chiaramente dei lavori fatti negli ultimi, poi nell'ultimo periodo. Oggi ci siamo nel problema di questa chiesa, perché è una chiesa che chiaramente in cui la comunità si identifica proprio perché è della chiesa madre. L'altra sorpresa che mi individuo in questa chiesa, e comunque partendo da questa chiesa, quindi l'altro obiettivo che secondo me ci dobbiamo dare è quello di valorizzarla, perché tutti comprendiamo, siamo tutti in Palazzolo, che la chiesa all'esterno sostanzialmente è piuttosto semplice, quasi anonima e attiva per qualche visitatore. Noi ne vogliamo valorizzarla perché poi entrando all'interno di questo territorio tutti ne abbiamo avuto, continueranno a avere la sensazione di uno scrigno di impressione, di un contenitore all'interno del quale abbiamo importante decorazione e importante decorazione. Quindi la cosa che chiede di auspico, e auspico come sindaco, come dei cittadini di Palazzolo, è che finalmente riusciamo tutti insieme, e quindi di nuovo nel giorno uno sforzo collegiato a valorizzare del circuito delle nostre chiese, un circuito sostanzialmente in cui questa chiesa madre deve essere inserita a pieno titolo, un circuito che deve portare a poter costruire di queste chiese in maniera comune costante. Io ringrazio le Reggiani per lo sforzo ovviamente della parrocchia e per la disponibilità tante volte in maniera improvvisata ai turisti di poter vedere questo luogo, di poter visitare, però secondo me non è sufficiente, cioè è necessario che non in quel concedente, non lo so, ecco, quindi dico, dovrebbe venire fuori un po' di quella che è la libera iniziativa da parte dei giovani, gruppo di giovani che ho organizzato, cerchiamo di poter evitare quanto già fanno in altre realtà, d'altronde se lo fanno in altre realtà, e avete potuto possibilmente che ha avuto questa possibilità di vedere c'è le chiese che sono aperte, se lo fanno, hanno perché dovrebbe fare, dovrebbe magari all'inizio fare un metodo indeterminato, cioè ad assicurare una funzione determinata per gli periodi dell'anno, quale potrebbe essere la stagione estiva, quale potrebbe essere diciamo i mesi di primavera, che sono i momenti in cui registriamo un certo di visitatori, ma questa è una scommessa che ci dobbiamo dare da tutti insieme, e questa è una scommessa che dobbiamo essere in grado in qualche modo di vincere, come abbiamo vinto in quei momenti difficili, abbiamo superato tutti insieme e relativi all'apertura di questa chiesa. Quindi con questo auspicio io auguro a tutti una buona serata, ma soprattutto con questo lascio di nuovo.
porteremo anche a rivivere nel migliore dei modi questa bellissima la chiesa, questo bellissimo scrigno di Adivezzone. Buonasera a tutti. Aggiungo un punto, ecco, visto la conferenza.